Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Siamo Andrea e Lara e oggi ci troviamo in cima al passo Giau. Guardate qua che figata di posto. Oggi andremo a fare un'altra facile escursione, il Monte Cernera. Ma aspetta, aspetta, ero visto qua, guardalo qua. Oh madre, eri si via in Thailandia, dove che sei, eri si andati madre? Ah, mi girami dal mondo. Parla lì, ah. Oh, sui zima, già non è che fa la posta, no. Extreme Vlog ragazzi. Oh, buongiorno, buongiorno qua, eh. Ecco, se non avete capito, oggi verrà anche lui a fare il tetto con noi. Ciao ragazzi. Extreme. Dai che andiamo. Oggi è una giornata veramente stupenda, anche se al parcheggio c'erano 4 gradi, quindi penso che patiremo un po' di freddo. Qui no, perché la prima parte è al sole, come potete ben vedere, però tutto il resto della salita sarà sul versante nord, quindi in super ombra. Probabilmente sarà anche un po' ghiacciato, perché visto che c'è un po' di brina per terra. Dal passo Giau abbiamo preso il sentiero numero 434, qui adesso si divide. Noi prenderemo la traccia all'ombra qui sulla destra, invece continuando dritti si va verso Forcella Giau, che si vede proprio qui in fondo. Allora adesso andiamo per di qua, no Extreme? Sì, siamo sicuri? Perché non so, magari avete perso la via che non mi portai in India o non so, da qualche altra di parte. Qua. Di qua? Sì, di qua lì andiamo. Invece ancora. Piccolo cambio di luce ma anche di temperatura, qua il freddo becca un po' di più, però guardate che bella vista che c'è su tutte le roccette e il sentiero che corre via, veramente molto 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 carino. E che dire ragazzi, wow, marmolada qua di fronte, super bella come sempre. Questo inverno sicuramente vi porteremo con noi a fare qualche pellatina e magari un giro di marmolada ci scappa, anche perché abbiamo voglia di sciare, dato che è un anno che non mettiamo gli sci ai piedi e siamo mega gasati per questo. Extreme, e qua che facciamo? Beh, qua si può vedere il meteo, grazie al meteo della corda. Diciamo che oggi è un po' freschetto, vedete che la rigidità la fa da fresco. Ah, è un termometro. Termometro questo. No dai, a parte gli scherzi, c'è un piccolo pezzetto attrezzato. Adesso andremo su, non è niente di impossibile, quindi insomma, per chi non se la sente, chiaramente si deve portare l'attrezzatura da via ferrata, e per chi invece insomma se la sente può comunque salire prestando attenzione a dove metti i piedi e a quello che si fa, insomma, ecco. Così abbiamo fermato tutti quanti i commenti cattivi che ci arrivano sempre. Ma ci sono sempre, però insomma è un po' l'esperienza che poi crea insomma l'alpinista che è in terra. Dai che andiamo. Un po' ghiacciato. Prestare attenzione. Yeah. Tutto ghiacciato. Guardate cosa abbiamo trovato. Un po' di grandine. Di ieri, fresca fresca, infatti oggi ho anche inaugurato i guanti. Let's go! Thank you.
e finalmente si toglie la giacca. Si respira, dai. Guardate qua, il sole ci illumina. Ragazzi, siamo arrivati a questa forcellina. Quella sopra di noi è la cima e qua davanti invece c'è la nostra montagna del cuore, la parete nord-ovest della Civetta. Che spettacolo! Anche nevicato fresco. Allora ragazzi, abbiamo deciso di non fare Cernera perché l'ultimo tratto attrezzato è veramente tutto vetrato e super pericoloso, quindi adesso andiamo a fare la cimetta che dalla forcella punta verso destra. E quindi siamo ritornati in forcella e adesso continuiamo via per questo sentiero. Cresta veramente carina con un panorama a 360 gradi, super top. Niente Cernera, abbiamo quindi optato per venire su Monte Zogna. Il panorama comunque è sempre lo stesso ed è veramente spettacolare, una figata assurda. Il dislivello è veramente minimo perché sono tipo 350 metri di dislivello, però ci sta e soprattutto anche ci può venire in una serata estiva, anche perché è veramente corto. Sì. Comunque il panorama a 360 gradi super top, ora ve lo faccio vedere. Comunque da tradizione, bacino di vetta. Eccolo qua. E Massimo, bacino di vetta. No, facciamo pugnetto noi, Pugnetto, pugnetto. E anche un abbraccio, sì, quelli, ragazzi. Dopo tanto. Ci mangiamo qualcosina e poi torniamo in giù perché fa veramente un freddo boia, c'è un sacco di vento. E poi andremo a berci una birretta per festeggiare l'incontro. Dopo un anno. Esatto, è giusto brindare. Ci mancherebbe. Bene ragazzi, allora concludiamo qui il video, vi auguriamo un buon inizio settimana e ci vediamo al prossimo giro. Ciao ciao! Ciao ciao!